Una comunità che vuole insorgere, che non ci sta e che alza la testa. E con questi sentimenti che non solo semplici cittadini, ma anche studenti, scout, forze politiche e la Chiesa, questa mattina hanno manifestato in Piazza del Popolo. Troppi i fatti di cronaca nera che hanno toccato da vicino i vittoriesi. Troppo fango, troppi media puntati contro un comune ancora senza un'amministrazione. L'azione vigile e costante delle forze dell'ordine purtroppo non basta a bonificare il territorio e parte della sua popolazione. Quanto fatto da pochi penalizzerebbe molti cittadini onesti che ora si danno appuntamento in piazza per riprendersi la città. E proprio questo il claim dell'iniziativa di oggi, rivolta a tutti i cittadini, quella parte di persone che amano Vittoria e pronte a metterci la faccia per manifestare il proprio pensiero e le proprie preoccupazioni. Tra i manifestanti anche padre Don Beniamino Sacco. Beh, chi è innamorato di questa città si sforza di lavorare perché la sua immagine sia un'immagine rispettata. Che ci siano delle frange che percorrono via traverse lo sappiamo, ma che c'è la maggior parte della gente che è laboriosa, che è dignitosa, che ci tiene a camminare diritto è anche vero. E noi vogliamo salvaguardare questa città. È ovvio, stimolandola però a non stare alla finestra, perché il concetto di omertà spesso si annida nel perbenismo culturale. Io dico bisogna rimetterci la faccia, cioè se non siamo d'accordo su determinate devianze dobbiamo gridarlo, dobbiamo dirlo, cioè non possiamo tacere. Ecco, oggi alziamo la testa, riprendiamoci la città, io ci sto, è un grido di risposta e di allarme nello stesso tempo.